Pronti a parlare di una favola della Sergio Bonelli Editore? Dopo la sigla! Ciao a tutti, bentornati nella mia stanza. Allora, è giovedì e come tutti i giovedì parliamo dei fumetti, continuando a parlare dei fumetti della Sergio Bonelli Editore, che tra l'altro non mi ha ancora spedito un albo, quindi se si decidesse a spedirlo sarei solo che contento, però a parte questo, scherzi a parte. L'opera di cui parliamo oggi è un'opera che ha già 7 anni sulle spalle. Ormai noi sul canale siamo diventati degli habitué di quella che io ho definito l'archeologia bonelliana, no? Abbiamo parlato di Magic Patrol, abbiamo parlato di El Noir, abbiamo parlato della stirpe di Elan, abbiamo parlato dei vecchi albi di Cthulhu e della Sergio con gli eroi della Bonelli, quindi insomma ormai noi siamo diventati degli habitué nello scansare le storie nuove e andare a spulciare quello che c'è sugli scaffali della stanza. Perdonatemi questo infame gioco di parole. Allora, l'opera di cui parlo oggi è uscita tra aprile e ottobre del 2016, per opera appunto della Sergio Bonelli Editore, disegnato da Corrado Roy e è una storia un po' complicata perché questo era un progetto a cui Roy lavorava da anni, poi ha incontrato la sua amica Barbato, Paola Barbato, e la quale gli ha dato una grossa mano nella parte della sceneggiatura, e quindi insomma ora l'opera è Roy Barbato. Quindi devo essere sincero, quando io comprai il primo numero di questa mini ero entusiasta perché dissi dentro di me: cavolo, il mio disegnatore Bonelli preferito Corrado Roy, una delle mie sceneggiatrici preferite Paola Barbato, non può che venir fuori qualcosa di bello. Quindi vi potete immaginare come fui contento quando comprai in edicola il numero 1. Le vie della fame. Allora, questo è il numero 1 di aprile, il numero 2 maggio, il numero 3 giugno e così via. 4, 5 e 6. Allora, cosa dire? Insomma, vi dico la verità, quando io lessi il numero, quando io andai in edicola a prenderlo, già per il tipo di carta, la grammatura usata per la copertina, un Roy che, vabbè, cioè, che vi devo dire, è Roy, e quindi non si può, Roy non sbaglia, io non ho ricordi che Roy abbia sbagliato un colpo, sinceramente, non ho proprio ricordi. Allora, quindi ero non contento di più, cioè guardate qua la forza, questo è il primo albo, poi ovviamente ha dato anche di meglio più avanti, vediamo se la trovo, cioè sono immagini abbastanza forti, ma quindi vi potete soltanto immaginare la mia gioia quando lessi che era Roy al disegno. E la Barbato uguale, cioè io amo la Barbato anche se a volte, o meglio, mi piace proprio il fatto che a volte lei colpisca i suoi eroi sotto la cintura. Non si vergogna a fare, provare qualcosa di complicato agli eroi a cui, scrive le storie. Quindi non potevo che essere contento. Allora, io lessi il numero 1 di Ut e pensai dentro di me:
che cagata che era. Lo ammetto, rimasi, sono uno penso dei pochi a essere rimasto profondamente deluso. Io, dopo il primo numero di Hood, io ci avevo capito il giusto e rimasi veramente deluso. Però dissi dentro di me, io voglio dargli una possibilità, lo voglio leggere tutto. Non vi nascondo che è stato la prima storia, forse è stata la prima storia Bonelli che mi ha creato difficoltà a finire, a finirla. C'era qualcosa in Hood che mi dava fastidio. Non riesco, la prima volta che la lessi non riuscii ad inquadrare cosa fosse che mi dava fastidio, però c'era qualcosa, man mano che sfogliavo questa, si può definire tranquillamente questa favola, questa, ora io uso favola e fiaba come sinonimi, perdonatemi. So che voi siete più bravi di me, quindi sapete la differenza fra favola e fiaba, io non ve la sto a ridire. Prendetela che oggi, solo per questo video, sono sinonimi. Quindi devo dire la verità. Io, quando lessi questa fiaba, cioè, si capisce che è una fiaba in cui non ci sono gli esseri umani, in cui sì, è ambientato in un mondo che potrebbe essere il nostro alla fine dei tempi. Cioè, c'è un sacco di roba, si vede l'amore di Roy nello sceneggiarlo, nell'immaginarlo. Questo è un progetto, a quanto ho capito, dove Roy ci si è buttato anima e corpo per anni prima di prepararsi a far uscire quest'opera. Quindi io vi dico la verità, la prima volta che lo lessi ci rimasi malissimo e rimase nello scaffale per circa 5-6 anni, più o meno. Poi, complice il lockdown, mi rimisi a leggerla. Mi sono messo a rileggerla perché ho visto, ci deve essere un messaggio nascosto, ci deve essere qualcosa, perché, porca miseria, non possono aver cantato un colpo. Non possono tutte e due aver cantato. Mi rimisi a leggerlo e nel frattempo, mentre lo leggevo, allora vi spiego, per leggere Hood dovete mettervi in un posto comodo. Se vi piace bere, vi consiglio di prendere un buon bicchiere di porto. Se come a me non vi piace bere, una bellissima tisana, un buonissimo tè, una buonissima tisana, e mettervi a leggere su una poltrona comoda da soli senza essere disturbati. E man mano che si rilegge, perché Hood è più delle altre opere Bonelli quella che deve essere letta in due volte, perché la prima volta fa cacare. La prima volta non piace molto, perché non è un'opera immediata, è un'opera che ci mette il suo tempo ad entrare dentro, anche perché ci sono questi balloon grossi che veramente a volte appesantiscono, perché sembra che anche qui sia venuto l'amore per lo spiegone, perché però, cioè, il disegno è talmente evocativo che, come potete vedere, a volte il balloon non serve per poterlo leggere, basta proprio una piccola didascalia. Però a volte i dialoghi sono un pochino pesanti, proprio perché è un'opera che non è un'opera. Qui la Bonelli, secondo me, aveva frainteso il concetto di fumetto popolare, perché Hood, o forse no, forse era proprio un desiderio della Bonelli di tirar fuori qualcosa per insegnare
al pubblico, quindi a quello che si chiama il popular, a guardarsi dentro. Quindi Ut è un'opera che mette a disagio perché ti obbliga a guardarti dentro, ti obbliga a leggere una fiaba dark, una fiaba che ti lascia un po' di amaro in bocca, ti obbliga a cambiare posto, a sedere, cambiare posto sulla sedia un paio di volte per cercare di stare più a tuo agio, più a proprio agio. Quindi è un'opera che, a quanto ho capito, è anche rimasta nel dimenticatoio del pubblico. So che è uscito, se non ricordo male, è uscito anche una variant, credo proprio di sì, che dovrebbe essere poi l'immagine che io ho preso per fare la copertina del video, dovrebbe essere la variant dell'ultimo. Credo che sia uscito anche qualcosa e dovrebbe essere il prologo di Ut. E vi dico, letto una seconda volta, non hanno sbagliato il colpo. Non hanno sbagliato colpo. È una favola oscura che vi obbliga appunto a pensare, che vi obbliga a uscire dalla zona di comfort, perché Ut non c'entra assolutamente niente con la Sergio Bonelli. Mi spiego meglio. Ut è un Bonellide, formato Bonelli, La Griglia, quello che volete, ok? Ma i due artisti, Roy e Barbato, quando si sono messi a scrivere Ut, quando si sono messi a lavorare su Ut, vi consiglio di recuperare il primo numero e di andarvi a leggere questo editoriale qui. La parte bianca è Corrado Roy, la parte nera è Paola Barbato. Quindi andate, perché leggerlo è veramente un piacere. Quindi Ut è un albo della Sergio Bonelli Editore, a tutti gli effetti. Però è qualcosa che è lo step successivo della Sergio Bonelli. Potrebbe essere questo. Potrebbe essere un fumetto che è uscito troppo in anticipo sui tempi. Potrebbe essere questo. Potrebbe essere o è uscito troppo presto o è uscito troppo tardi. Scegliete voi. Però non è un'opera che dopo letta, ve lo potete dimenticare. Allora, io sono un ciabattone, qua dietro c'è la scritta mettete like al video. Ho finito, spero di avervi convinto ad andare a recuperare Ut. Mettete like, condividete, mettete dislike se il video non vi fosse piaciuto, iscrivetevi, abbonatevi, perché gli abbonati hanno tutti quei vantaggi. Avete visto, ci sono una marea di video che adesso sono a disposizione per gli abbonati. Tutti i video del lunedì sono per abbonati e poi piano piano verranno anche sbloccati per gli iscritti. Quindi gli abbonati hanno questi vantaggi. Piano piano anche i video dei fumetti diventeranno per abbonati. Quindi date una mano al canale a migliorare, date una mano a crescere. E quindi che vi devo dire? Ci vediamo giovedì prossimo per un'altra grande graphic novel italiana non Bonelli. Ciao e alla prossima!